oggettivamente Gianni Vattimo è uno dei grandi protagonisti della ricerca filosofica europea della seconda metà del Novecento. I suoi studi su Nietzsche e su Heidegger sono ormai dei classici, più volte riediti e riproposti, tradotti davvero in tutte le lingue. I suoi scritti, che hanno costituito un punto di riferimento per quello che lo stesso Vattimo ha chiamato il pensiero debole, sono dei testi diventati fondamentali anche fuori d'Europa. È da ogni punto di vista un interlocutore obbligato per una rassegna come quella di questi tre giorni, che ambisce tra l'altro a fare il punto della ricerca filosofica oggi. Io devo essere particolarmente grato anche a nome vostro a Gianni Vattimo, che sapete tra le altre cose è anche parlamentare europeo e quindi ha aggiunto ai suoi moltissimi, molteplici impegni anche quelli di carattere istituzionale. Gli sono grato di aver accettato subito con slancio la proposta che gli avevo rivolto ancora alcuni mesi fa, e di essersi sobbarcato anche un viaggio abbastanza complicato per arrivare fino qui con straordinaria puntualità. Gli cedo la parola, avendo poi la possibilità di porre delle domande. Prego. Grazie, grazie Umberto. Volevo ricordare che anch'io ho avuto un'amicizia abbastanza continua con Franco Volpi, lo ricordo non per... però perché la cosa curiosa è che l'ultima volta che gli ho parlato lui era a Bucaramanga. Voi sapete dov'è Bucaramanga? È un'università del nord della Colombia. E io facevo una cosa in Interink, una presenza internettica. Stavo davanti al mio computer e lui era là, abbiamo chiacchierato, ed è l'ultima volta che ho sentito Franco, ma appunto la sua fama di studioso e di filosofo raggiungeva persino la mia, cioè voglio dire, ci invitavano anche lui a Bucaramanga. Io mi sono concentrato sul titolo di questo incontro e devo dire che non so se qualcuno di voi l'ha letto su qualche giornale, perché come al solito, prima della, insomma, una settimana fa circa, mi ha telefonato, dopo aver parlato con qualcuno degli organizzatori, un giornalista del Resto del Carlino, di Macerata, che voleva che io gli spiegassi la mia conferenza. E naturalmente io ero un po' in difficoltà, ma nel senso che ci avevo già pensato, ma non avevo ancora preso degli appunti precisi. E allora lì ho ipotizzato che il titolo Tutto in gioco potesse essere declinato anche in un'altra forma, Tutto per gioco, e che questi due estremi potessero essere i punti di riferimento di questa breve chiacchiera stasera. Ma mi ero anche spinto, adesso qui non c'è più Cacciari e questo mi mette particolarmente tranquillo, però invece Giorello c'è ancora, e avevo pensato di dire, se ci sono questi due estremi, Tutto in gioco è certamente Cacciari. E dall'altra parte, forse esagerando un po' il suo epistemologismo matematizzante, ma abbastanza scettico, Tutto per gioco ci metterei Giorello. Adesso non so se poi Giorello si ribella a questa collocazione. E io me ne stavo lì in mezzo, cioè sostanzialmente quello che pensavo di dire si muoveva tra questi due estremi, che non sono degli estremi descritti in modo essenzialistico, ma sono degli estremi che mi sembrano ragionevolmente citabili come riferiti alla nostra condizione attuale. E qui naturalmente io tiro un po' l'acqua al mio mulino, io non faccio della filosofia essenzialistica. Faccio una cosa che Foucault aveva chiamato, ma per conto suo, usando anzi i suoi termini, ma
senza troppa connessione. Io la chiamo ontologia dell'attualità, e cioè non credo che si possa mai filosofare parlando di essenze. Persino Wittgenstein, del resto, che per il gioco anche ha una sua significazione, parlava di rassomiglianze di famiglia, cioè di una specie di trasmissione di qualche carattere che nel nonno è ABC, nel figlio è BCD, e all'ultimo non c'è più niente che tenga unito essenzialmente, sostanzialmente, il primo della catena dall'ultimo, comunque dal più recente, però c'è un collegamento che è un collegamento storico, eccetera, eccetera. Allora, io, siccome il gioco è un tema filosofico molto frequentato, più frequentato di quanto noi ci aspetteremmo, e per lo più in termini essenzialistici, io in realtà, dovendo fingere di prepararmi a questa chiacchierata seriamente, in modo accademico, ieri sera sono sceso dal letto ormai tardi e ho tirato fuori il libro di KY intitolato I giochi agli uomini, che è uno dei classici della giocologia, della ludologia filosofica. Però appunto sapevo benissimo che qui c'è, per esempio, comincia con una bella definizione del gioco che lui prende da Huizinga, che l'aveva data nei primi anni 50, e poi tante cose così. Se vogliamo accademizzare un po', lo possiamo fare. Io avevo fatto un corso anni fa all'università in cui avevo usato anche questo testo, quindi ho tutte le mie sottolineature, posso tornarci tranquillamente. Però, ripeto, giusto pensando a Caillois, mi era apparso chiaro che non avevo nessuna voglia di parlare del gioco in termini essenziali. L'uomo ha l'istinto del gioco, anche il gatto ce l'ha. Anzi, per me è molto pesante questa storia del gatto che ha l'istinto del gioco, perché ultimamente sta molto in casa da solo, ingrassa. Allora, quando io rincaso la sera tardi, devo farlo giocare col cordone o col filo cubano. Cioè, lui prende questa roba, me la butta tra i piedi e io devo andare su e giù per un po' nel corridoio a lanciargli questa roba. E devo dire che, siccome si tratta di un cordone, gli canto anche con sta pioggia e con sto vento. Però questo per dire che c'è l'istinto del gioco nel gatto. E chi di voi non conosce questa canzonaccia, non cerchi di evocarla, poi casomai in privato gliela spiego o gliela faccio mandare dal gatto per SMS. Però appunto non saprei come giustificare il fatto di mettermi a parlare, ma questo è anche una delle, come dire, delle ragioni del filosofare, cioè come si distingue un discorso filosofico, un discorso qualunque, o anche forse da una poesia, che il filosofo spiega perché comincia a parlare di queste cose. E il perché, lo ricordo perché adesso per Silice Parva, era una delle discussioni che avevo con Derrida. E cioè, Derrida a un certo punto cominciava con una citazione di Nietzsche: «Oh, mes amis, n'y a pas d'amis», citazione in francese, «Oh, amici miei, non ci sono amici». Poi andava avanti con delle cose interessantissime, spesso insomma, filosoficamente rilevanti, ma io mi domandavo sempre: perché ti metti a parlare di questo invece di parlare di pollame? Conosco i miei polli. Io adesso un amico brasiliano che ha trasformato la cosa, perché non parla tanto bene italiano, dice: conosco le mie galline, che è un modo divertente di trasformare questa faccenda. Perché non parli di altro?